Adesso immaginiamo che il vagone all'improvviso freni bruscamente, passando, che ne so, da 100 km orari a 50 km orari in pochi secondi, in 2 secondi per esempio. Cosa vede l'osservatore che si trova dentro il laboratorio del vagone? Vede che la pallina improvvisamente accelera verso avanti. Infatti tutti sappiamo che se un treno o una macchina frena bruscamente, tutti gli oggetti che stanno dentro vanno improvvisamente in avanti. E anche il guidatore e i passeggeri vengono scaraventati in avanti e se non hanno le cinture di sicurezza vanno a schiantarsi e sfracellarsi contro il parabrezza. Quindi dentro il vagone si nota una improvvisa accelerazione della pallina in avanti. Eppure non c'è nessuno che ha tirato la pallina in avanti. Non c'è stata nessuna azione fatta da nessuno. Quindi il principio di inerzia non vale più. Infatti noi abbiamo una pallina che ha ancora una forza totale uguale a zero su di lei, eppure ha subito un'accelerazione, non è andata a velocità costante. Ricordiamo che la pallina era ferma, stiamo parlando sempre dal punto di vista del vagone, la pallina era ferma e improvvisamente ha acquistato una velocità in avanti. Quindi il sistema del vagone non è più un sistema di riferimento inerziale, appunto perché, pur in assenza di forze applicate alla pallina, la pallina non ha mantenuto costante la velocità, ma ha subito un'accelerazione in avanti. Se coloro che stanno nel vagone chiedono a quelli che invece stanno alla stazione di spiegare qual è questa misteriosa origine dell'accelerazione in avanti della pallina, no? Quindi chiedono, ma voi che state alla stazione, per quale motivo la pallina, dal mio punto di vista che sto nel vagone, ha accelerato in avanti? E quelli che stanno alla stazione rispondono, guarda che la pallina non ha accelerato in avanti, ha semplicemente mantenuto la velocità costante. Infatti la pallina ha continuato ad andare a 100 km all'ora, è il treno che ha rallentato, dicono quelli della stazione, non la pallina che ha accelerato, la pallina ha continuato ad andare alla stessa velocità. Quindi dal punto di vista della stazione il principio di inerzia è ancora valido, infatti la pallina non era sottoposta a nessuna forza e ha continuato ad andare a 100 km orari anche quando il vagone frenava. Se la pallina sembra che vada in avanti, non è perché la pallina ha accelerato, ma è perché il vagone ha frenato. Quindi adesso abbiamo questa situazione, la stazione è ancora un sistema di riferimento inerziale, il vagone non lo è più perché non vale il principio di inerzia. Però un sistema di riferimento in cui non vale il principio di inerzia è estremamente limitante per delle persone che vogliono studiare la fisica, perché non possono fare più niente, non vale il principio di inerzia, praticamente non si può fare più niente. Perciò quelli che stanno nel vagone cercano di far valere lo stesso il principio di inerzia, andando a cercare una forza che ha causato l'accelerazione in avanti della pallina. Infatti, ricordiamo sempre che guardando da dentro il vagone, la pallina ha subito un'accelerazione in avanti, era ferma, ha acquistato una velocità, quindi ha subito un'accelerazione. Allora si va alla ricerca di una forza che sia responsabile di questa accelerazione. Infatti i fisici che stanno nel vagone vogliono continuare a usare la seconda legge di Newton, anche non solo il primo principio di inerzia, ma anche la seconda legge di Newton, quindi vogliono trovare una forza che sia responsabile di questa accelerazione. Questa forza è una forza apparente. Apparente perché appare soltanto nel vagone, cioè appare in generale nei sistemi di riferimento non inerziali. Ricordiamo infatti che dal punto di vista della stazione questa forza non c'è. La stazione aveva risposto che la pallina semplicemente è andata avanti a velocità costante, 100 km orari, e non c'era nessuna forza su di lei. La forza apparente invece la vede soltanto chi sta nel vagone, vede una forza rivolta verso avanti che ha fatto accelerare la pallina. Ma in realtà questa forza, come sappiamo, non l'ha fatta nessuno. Era solo la tendenza della pallina ad andare a velocità costante quando vista dalla stazione. Quindi quello che appare come forza apparente nel vagone, invece, vista dalla stazione, non c'è. C'è invece il principio di inerzia. Quindi lo stesso fenomeno fisico è spiegato in due modi diversi. Dalla stazione è solo il principio di inerzia, la pallina che senza forze continua ad andare a 100 km orari e il vagone frena. Invece, dal punto di vista del vagone, è nata una forza apparente che ha spinto in avanti la pallina e l'ha fatta accelerare. Ma questa forza apparente è una forza reale oppure no? In realtà no, perché noi sappiamo che le forze, quelle reali, quelle vere, nascono sempre a coppia.
Cioè, se la pallina è stata tirata verso avanti da una forza, se fosse una forza reale, allora a sua volta la pallina dovrebbe fare una forza uguale e contraria su quell'oggetto che ha fatto la forza su di lei. Cioè, la pallina ha subito una forza in avanti, questa forza qua, da qualche oggetto, se fosse una forza reale, da qualche oggetto che chiamiamo C. Ma allora, se C ha fatto una forza sulla pallina verso destra, se fosse una forza vera, la pallina allora dovrebbe fare una forza uguale e contraria verso sinistra, quindi su questo oggetto C. Ma in realtà la pallina non fa una forza su nessuno, perché questa forza che è nata qua non è una forza vera, non è una forza che fa nessun corpo C, appunto è una forza apparente. E quindi è una forza che non rispetta il terzo principio di Newton, cioè non è una forza vera e quindi, a differenza delle forze vere che nascono sempre a coppie, se c'è una forza c'è anche automaticamente la forza uguale contraria di reazione, azione-reazione, invece le forze apparenti nascono da sole, singole. Quindi c'è solo la forza sulla pallina, ma non c'è l'altra forza della coppia. Quindi le forze apparenti non sono forze reali, però hanno effetti reali, perché vengono introdotte apposta per giustificare le accelerazioni come loro effetto. Quindi le forze apparenti hanno un effetto, fanno accelerare gli oggetti. Quindi riassumendo, la stazione è un sistema di riferimento ancora inerziale, il vagone che frena non lo è più. Se vuole continuare a fare fisica e a usare la seconda legge di Newton, deve inventarsi una forza apparente che ha fatto accelerare la pallina. Così può continuare a usare la seconda legge di Newton. La forza apparente ha fatto accelerare la pallina in avanti. Ricordiamo che questa forza apparente però si vede soltanto nel vagone, alla stazione non si vede nessuna forza apparente. Quello che sembra una forza apparente nel vagone, alla stazione, è il principio di inerzia, cioè la pallina che va a velocità costante a 100 km/h.